Avete presente quelle canzoni che entrano nel nostro immaginario e che non escono mai più? Quei motivetti che quando li sentite una volta vi ricordano un sacco di cose e riconoscete immediatamente la canzone? Bene, il sito Hooked on Music ha deciso di fare un sondaggio per capire quale canzone dagli anni 40 fino più o meno ai giorni nostri, fino a un paio d'anni fa circa, era la canzone più catchy, cioè quella canzone che bastava pochissimo perché la maggior parte delle persone la riconoscesse. Bene, è saltato fuori che questa canzone non era nient'altro che Wanna Be delle Spice Girls, una canzone che onestamente ai miei tempi girava tantissimo, era una delle canzoni più ascoltate e più passate anche a MTV e tutti i canali che proponevano musica, ma anche ovviamente le radio e tutto quello che dove c'era della musica probabilmente tu se stavi un quarto d'ora sentivi almeno una volta Wanna Be. Questo ha prodotto ovviamente il fatto che Wanna Be sia una delle canzoni, se non la canzone più conosciuta al mondo. È chiaro che bisogna fare un po' un distinguo, nel senso che questo sito internet ha cercato di fare una cosa targettizzando un po' rispetto al loro target di utenti, quindi non è che ci sono delle persone magari di 50 anni, 60 anni, tipo mia mamma magari non conosce quella ma riconosce altre canzoni, immagino ci siano tante canzoni che a seconda delle loro epoche. Diciamo che per gli utenti di oggi di internet e che si sono affacciati a questo sito Hooked on Music, probabilmente la canzone più conosciuta al mondo è proprio Wanna Be.